Perfetto. Carlo, ripeti la domanda, che così chi ci ascolta dopo la domanda almeno sa la risposta da cosa deriva. In questo caso, una curiosità è che l'architetto si chiama Christoph, che significa colui che porta Cristo, dicevo. Questo sta proprio a significare ancora come il sistema cerca in tutti i modi di confondere le carte in tavola. Cioè, quello che in teoria è il personaggio cattivo, invece ha il nome di colui che porta Cristo, cioè il mondo, come dicevamo, un po' dei falsi profeti. E dico sempre che una delle principali caratteristiche che le forze oscure hanno è quella di invertire i ruoli, cioè far percepire i buoni come i cattivi e, diciamo così, i cattivi come i buoni, sempre stando al gioco della dualità, ovviamente. Poi se andiamo al di sopra, tutto questo ovviamente scompare. Però è interessante come anche in questo caso c'è appunto anche questa come contraddizione, diciamo, in termini proprio per confondere fino in fondo anche chi sta guardando, no? Gli spettatori. In quanto alla domanda specifica di Moira, il significato di architetto, sinceramente in questo momento non l'ho, diciamo, approfondito, studiato. Comunque, per darti una risposta, sicuramente c'è sempre, diciamo così, in un qualche modo, una mente, un architetto in senso un costruttore, un pensatore, colui che ha ingegnato questo tipo di struttura, ha costruito questo mondo, è come se viene costruito un mondo falso, per questo che penso gli abbia dato il nome di architetto, no? Quindi un costruttore di un qualcosa, in questo caso tutto completamente artificiale. Okay? Si parla sempre appunto quindi di artificio, vediamo come appunto il mondo in cui è in questo caso appunto The Truman Show è la famosa scatola, la famosa boccia. Io sempre il pesce nella boccia, siamo all'interno, anche noi siamo all'interno di questa boccia e non ce ne accorgiamo. La maggior parte della gente inizia a accorgersene il più delle volte in tarda età, a meno che si nasca in contesti particolari con genitori che hanno già diciamo, avviato un processo di risveglio. Altrimenti nasciamo all'interno di questo costrutto e il più delle volte non ce ne accorgiamo. Tant'è che volevo fare sempre un piccolo parallelismo con, vado già un po' sul finale, anche se poi vabbè, sono tante cose da dire ovviamente, però è legato a questo concetto che alla fine lui per uscire da questa scatola, dalla finzione, dalla matrice, dall'inganno, deve superare la sua più forte paura e deve essere. Questo è importante, mi sento di dire, forse uno dei messaggi più importanti del film, deve arrivare ad essere pronto persino a morire. Quindi quando in un qualche modo siamo disposti a per tutto, anche a volte la nostra vita, allora inizia veramente la nuova vita, nel senso che lasciamo andare tutte le zavorre, tutte quelle paure che in un qualche modo il sistema utilizza per mantenerci legati adesso. E poi appunto, aggiungo un'altra sfumatura, paure tra l'altro create, se vi ricordate la paura che lui ha dell'acqua, è stata creata artificialmente da copione. Quindi la maggior parte delle paure che sono create appunto sono paure inesistenti, sono paure costruite e strutturate. Okay, quindi questo per me è un messaggio che appunto chi ha creato genialmente ci ha voluto passare. E poi parlando ancora, legandolo e associandolo in questo parallelismo anche con tutto il processo di autodeterminazione, quindi col fatto appunto di ritornare dalle acque, vediamo che proprio il significato finale lui esce dalle acque. Quindi il famoso discorso che siamo all'interno del diritto marittimo, che è tutto inganno e che quando ritorniamo dalle acque, quindi usciamo dalla giurisdizione che ci è stata imposta, tra l'altro ricordo, dalla bolla papale del Papa Bonifacio VIII del 1302, mi sembra, adesso non ricordo specificamente la data,
uscendo dalla giurisdizione, quindi usciamo dalla finzione, da tutta la struttura che viene creata con la finzione giuridica e tutto il resto, entriamo nel mondo vero, quindi nel mondo naturale, uscendo dal mondo artificiale. Quindi ci sono dietro tantissimi significati esoterici. Adesso non voglio monopolizzare, diciamo, la risposta, quindi lascio anche un po' la palla agli altri. Comunque questo per me, ecco, sono i messaggi importanti. Poi mi sono segnato una serie di punti anch'io, dopo magari riprendiamo se ce n'è l'occasione. Okay, grazie. Allora, dicevo che a mio avviso, come dicevo prima, rappresenta l'energia femminile, quindi il risveglio dell'energia femminile che porta poi all'apertura di una serie di processi che anche a noi risvegliano in un qualche modo l'anima, che ovviamente tendenzialmente rappresenta appunto la parte un po' più femminile di noi rispetto a tutto l'aspetto invece razionale maschile. Infatti c'è un momento bellissimo dove si guardano negli occhi, cioè è come se lui, secondo me, si rivede, vede lo stesso sguardo che ha lui, che è vero, infatti si chiama True Man, cioè l'uomo vero, l'unico vero uomo all'interno, tutto il resto è finzione, Truman, no? Truman Show, e quindi lui si rivede, vede gli stessi occhi, lo stesso sguardo in questa ragazza, come se riconosce la verità, riconosce attraverso questo sguardo, questi occhi grandi, c'è questa inquadratura bellissima con questi occhi che si vede che sono vivi e veri rispetto a tutti gli altri sguardi, come per esempio quello di sua moglie, che è palese che è uno sguardo, diciamo, artificiale, con questi sorrisi e queste pubblicità che sono fanno anche ridere in un qualche modo all'interno del film, ecco, e invece riconosce la verità, e la riconosce appunto anche nell'energia femminile. Quindi lui vede questa energia, riconosce questa cosa dentro di sé in quel momento, e da lì che parte il processo poi di risveglio, come simbolicamente anche che l'energia poi femminile, quando si riapre questo aspetto dentro di noi, che parte tutto un processo di connessione. Ecco, sempre questo poi è un messaggio che non deve poi passare all'estremo opposto, ma bisogna poi mantenere l'energia maschile che abbiamo integrandola con quella femminile, perché invece vedo che a volte poi, quando succede questo, viene denigrato poi il maschile, e invece no, bisogna trovare, come si dice, il sano equilibrio tra le due forze. Ok, quindi integrare anche questo aspetto che sicuramente sta accadendo, sta avvenendo già negli ultimi anni in modo diciamo naturale, come nel risveglio planetario collettivo. Quindi grazie per la domanda, Moira, spero di aver risposto in modo insomma, poi questo è il mio punto di vista, ecco, non è che sappiamo. Sì, integrazione, se posso, anche sul California, in cui è una città reale della California, in cui ci sono un sacco di studi cinematografici, quindi il cognome è come se gli dicesse anche: guarda che sei all'interno di un film, è come se glielo dicessero in un qualche modo, certo. Però beh, ce lo dicono, c'è anche questo gioco, sì, sì. Esatto, quindi ce lo dicono, ce lo mettono davanti agli occhi, però a volte quando il pesce nasce all'interno della boccia, non è fondamentale. Quindi nella pratica, per ricapitolare, fare percorsi di crescita personale, meditazione, per esempio cose pratiche, cambiare l'alimentazione, altra cosa pratica, spegnere il televisore, quindi non guardare più la televisione, non dare più potere alla televisione, e studiare, iniziare perlomeno a studiare tutto quello che è il discorso dell'autodeterminazione. Per me, per esempio, queste sono quattro cose molto pratiche che noi possiamo iniziare a fare, quindi iniziare a meditare, iniziare ad avvicinarci a un'alimentazione naturale, vegetariana e tutto quello che ci sta dietro. Queste sono azioni pratiche che vanno ad agire nel comportamento e a livello a catena poi anche in tutto il resto. Studiare l'autodeterminazione,
e ecco un po' tutte queste cose che di cui ho detto adesso, spegnere la televisione, quindi cose molto pratiche. Senza... Perfetto. Allora Marco, io l'ho visto per la seconda volta, no? Quella serata che abbiamo fatto la registrazione, e come diceva giustamente Cristina, man mano che vedi acquisisci in più, no? Delle ogni cose. Volta che lo vedi trovi dettagli che magari la prima volta non li hai visti. Sì, allora la prima cosa che mi ha colpito è proprio l'architetto, come appunto ti avevo accennato, quindi c'è in Matrix e c'è anche in Truman Show. Allora, quindi mi chiedo come mai con due film, chiamiamoli simili, ma che comunque ci sono dei messaggi, come tanti altri film, ma comunque insomma anche qua arrivano degli ottimi messaggi, c'è questa figura dell'architetto, secondo te? E adesso non so se tu vuoi sviluppare una domanda alla volta o vado a Rafika e poi tu rispondi. No, dai, cominciamo con questa. Dunque, l'architetto, beh, chiaramente proprio ai fini del film ci deve essere, diciamo, un persecutore, come lo vuoi chiamare, un controllo, qualcuno che, diciamo, interpreta il ruolo del cattivo, del persecutore, come si può dire, del carnefice. Nella trilogia Vittima, Carnefice, Salvatore, che sempre fa parte di tutti i film, anche il nostro che viviamo in prima persona, chiaramente c'è il carnefice. E l'architetto è chiaramente nella nostra esperienza qui, in questo momento, in questa matrice invertita che adesso sta letteralmente crollando, infatti ha già finito di esistere, sta esistendo solo per concedere più tempo ai risvegliati, agli assopiti di risvegliarsi, ma è già tutto crollato. Ma l'architetto altro che non è che un'intelligenza artificiale, poi la puoi chiamare rettiliano, lo puoi chiamare draconiano, ognuno crea la sua narrativa, ma fondamentalmente è un'energia non animica, quindi artificiale, che ha interpretato un ruolo nel nostro cammino umano degli ultimi pochi migliaia di anni attraverso il nostro consenso, perché ricordiamoci che fuori dal gioco dualistico non esistono vittime, quindi a livello olistico il collettivo umano ha consentito a entrare in questo gioco estremamente contratto, dove si naviga per lo più nelle frequenze basse, perché in questo gioco il collettivo animico riconobbe una straordinaria opportunità di imparare cose che solo l'oscurità ti può insegnare. Il modo migliore per capire la luce è navigare nell'oscurità. Ok? Quindi questo è un po' il ruolo dell'architetto, quello che è il direttore musicale dell'oscurità in questa nostra esperienza, che, come ripeto, adesso sta rapidamente volgendosi al termine, siamo alle battute finali, proprio come le battute finali del film, in cui Jim Carrey esce, no, ufficialmente dal gioco, e sta succedendo anche qui. Magari ci saranno, diciamo, delle sfumature o dei dettagli un po' diversi o anche radicalmente diversi, però più o meno quel film riflette in molti sensi quello che stiamo vivendo in questo momento, questa situazione in cui sempre un numero sempre maggiore di persone comincia a dire: ma c'è qualcosa che non mi quadra in questa realtà, non è così accurata come pensavo, non è così organica come pensavo. E questo è quello che stiamo vivendo adesso. E tra l'altro l'architetto stesso nel nostro vivere in questo momento sta, perché anche l'oscurità lavora per la luce, ok? Perché c'è solo luce. L'oscurità è una luce che pretende di fare il gioco dell'oscurità così che possiamo giocare. Quindi l'oscurità in questo momento sta girando la manopola oscurità, la sta intensificando proprio per creare quelle circostanze in cui diventa sempre più innegabile l'idea che viviamo
in una realtà artificiale che non è naturale, così che possiamo poi scegliere, ok? Quindi questo è un po' il ruolo dell'architetto. Grazie. Allora, mi verrebbe quasi da associare, Roberto, dimmi tu come senti questa cosa, quello che avevi fatto notare anche tu, visto che comunque Marco ha accennato anche a un finale, a proprio la reazione di tutte le persone, perché all'inizio giustamente erano tutte lì così incuriosite, che guardavano proprio, come dire, calamitate, no? Da quello che stava succedendo. Poi alla fine ci sono state varie reazioni. Quindi volevo vedere, Roberto, visto che ne aveva accennato Marco verso la fine, se puoi anche tu specificare questa cosa, che vediamo Marco cosa ne pensa. Sì, grazie, volentieri. Allora, quello che sì, mi aveva colpito, oltre a tutta la costruzione del film, ci sono mille cose, compreso anche quello che ha accennato bene adesso Marco sul discorso dell'architetto. Io, se ti ricordi, avevo parlato anche di un'altra cosa, vediamo se anche a Marco risuona questa, no? Ossia l'architetto in funzione dell'unione dei due pilastri in mezzo ai quali passa tutta la nostra vita. La vita, quella della finzione, quella che ci vogliono far digerire, diciamo così, no? E i due pilastri che sono la legge, la religione, o se vuoi, il sacerdote, il giudice, no? E c'è questo ponte, no? C'è il ponte tra i due, che è praticamente l'architrave, quella che collega i due pilastri. E chi collega i due pilastri è quello che fa il ponte, ossia il sommo pontefice. Quindi vediamo che è quello che è il pontefice, il papa, nella realtà è quello che collega la religione, lo spirito e il potere terreno, potere spirituale, potere terreno. Ma è sempre questa porta obbligata in cui ci fanno passare. Alcune volte è una porta basata sulla fiducia, altre è una porta che è basata sul commercio, altre volte è una porta che è basata su tutt'altre cose, però diciamo, in linea di massima è sempre da lì che dobbiamo passare. Questa è la visione. Quindi l'architetto è quello che ha costruito questa porta, ossia quello che organizza nel Truman Show tutto questo spettacolo. Questo è. Poi, appunto, come mi chiedevi, cosa mi ha colpito? Mi ha colpito la reazione alla fine del film di varie tipologie di spettatori, perché alla fine tutti erano spettatori di questo show e lui era l'unico che era il protagonista, glielo dice anche Christoph, gli dice: sei il protagonista, sei in mondovisione, tutti lo guardano. Quindi gli spettatori sono divisi per tipologie e hanno azzeccato benissimo qual è la tipologia, cioè ce lo fanno proprio vedere, perché c'è quello, per esempio, che sta nel suo angolo, nella zona di comfort, che è quello nella vasca da bagno, per La maschera. esempio, al carduccio, è sempre lì, guarda la trasmissione, non ha altro da pensare che stare comodo, e quindi per lui lo spettacolo che gli propone, gli viene proposto, a lui sta bene così com'è, ma guai a cambiarglielo. E infatti si arrabbia tantissimo quando lo spettacolo si interrompe dopo 10.800 puntate, esatto, a lui è quello più arrabbiato di tutti, perché gli togli una sua sicurezza, dalla sua zona di comfort, lui gli viene a mancare qualche cosa. Ecco che si arrabbia, quindi la reazione proprio è quella di rabbia, no? Sbatte l'acqua, grida. Questa è la reazione di quello che sta nella zona di conforto. E qui lo troviamo esattamente nella reazione che abbiamo trovato in questi ultimi anni, quelli che si rifiutano addirittura di pensare che ci sia qualcosa di differente o dalla Matrix o dal Truman Show, dove loro stessi sono inseriti, ma non se ne rendono conto. Perché? Perché
È difficile accettare qualche cosa che li va a scomodare, gli fa crollare delle certezze che sono, non sono certezze, sono dei convincimenti indotti, è programmazione fondamentalmente. Questa era una delle reazioni. L'altra reazione, per esempio, è di chi ama stare nel sociale, quindi quelli che stavano nel bar è gente che ha una certa socialità, quindi non vive solo come quello nella masca da bagno, ma si ritrovano puntualmente, anche se solo per scambiare quattro sciocchezze, però nella realtà sono, chiamiamoli così, animali sociali. L'uomo è un animale sociale e quindi la reazione della socialità è stata quella di gioia, perché più o meno tutti hanno partecipato a questo e si sono resi conto che quando lui ha capito era giusto che facesse quel tipo di scelta e quindi loro erano contenti per lui, ma fa parte di chi condivide una certa socialità. Poi magari non hanno la forza per fare la stessa cosa, o non se ne rendono conto, però diciamo c'è una certa socialità. La reazione di puro amore è quella della ragazza che Eh sì, infatti. abbandona tutto, che è stata la prima poi a volergli dire qualche cosa, no? Ma lei abbandona tutto, corre, lo cerca. E lì è proprio l'amore, quindi quella è la reazione, Sì, no? Penso ti fa mi viene da vedere. pensare, come avevo accennato Marco, che come avevamo detto anche l'altra volta, che diciamo, mi sembra, per quello che ho visto, poi Cristina, dimmi se hai avuto la stessa impressione, o anche tu, Roberto, che lui ha proprio iniziato a prendere coscienza di quello che capita perché è attirato dagli occhi di lei. In un grande, stavano ballando, si stavano divertendo, c'era una festa, l'ha colpita, e poi vabbè, quindi lì c'era qualcosa che lo attirava, quindi poi ha proseguito, insomma, in qualche modo sono riusciti a vedersi e a parlarsi. E quello che appunto accennavo anche a Marco, il fatto che sia un femminile e il fatto che gli occhi è lo specchio dell'anima, è come se proprio lei avesse proprio mandato un messaggio. Quello che anche come dici tu, Roberto, alla fine, quando tutto finisce, la sua gioia e anche da parte sua, oltre che da parte dell'attore, la costanza, lei ci ha creduto, lei credeva che lui ce la faceva, lei sentiva che lui ce la faceva, lei aveva molta fiducia in lui, cioè questa grande fiducia. Come se fosse, diciamo, uno spunto per lui, anche se non la vedeva, per proseguire proprio nella determinazione di smascherare il tutto. Mi è piaciuto molto questo collegamento fra loro due, anche se a parte all'inizio non era, chiamiamolo reale, perché ognuno faceva la sua parte nei due ruoli, però era come se uno desse la forza all'altro, e questo mi ha colpito molto, ecco, non so, Marco. Beh, sai, questo film possiamo parlarne all'infinito perché ci sono così tanti straordinari spunti che possono addirittura andare oltre agli intenti di colui che l'ha concepito questo film. Sarebbe molto bello vedere la seconda parte. Cosa succede adesso? Beh, quello te lo dice già Christoph, no? Lo dice a Truman, dice guarda che al di là di quella porta, nel buio, quello che è il buio, non c'è niente di diverso di quello che hai qui. Però noi qua ti diamo la sicurezza, Certo, capito? ma è questo è il discorso. Siccome adesso quella porta la stiamo tutti quanti per aprire, Aprendo. sarebbe un ottimo spunto di conversazione identificare quali sono le possibilità una volta che si attraversano quelle porte. Però prima di andare in Posso giù. dire? Sì. Ecco, mi ricordo che Christoph, l'architetto, aveva detto che la ragazza, che adesso mi sfugge, mi sa che si chiama Sofia si chiamava, non mi Non mi ricordo, ricordo. Silvia, o Silvia, non mi ricordo, e ha detto che fa parte, la ragazza fa parte del vecchio, del primo cast, quello originale. E quindi quello che ho notato, mi dice di nuovo la connessione tua, e non è stabile. Spero tanto che mi facciano parlare.
oggi. Allora, mi ricordo perfettamente che questi due film trasmettono, sia Matrix che Truman, trasmettono quasi lo stesso messaggio. Hai fatto bene a dire, Moira, che parte dalla ragazza, quindi l'obiettivo principale di Truman è di trovare l'amore della sua adolescenza. Quindi il filo conduttore è sempre l'amore e per tutto il film lui cerca gli occhi della ragazza, cerca di arrivare alla destinazione Fuji o Fiji, non mi ricordo, Fiji, sì. Quindi è portato per il cuore lo porta a trovare questo obiettivo e lei si trova al di là di quella porta dove sta scritto exit, uscita. Anche Matrix ha lo stesso filo, dal cuore, l'amore. L'amore vince su tutto. Ecco, adesso voglio lasciare la parola a Marco. Prego, Marco, grazie. Sì, allora, prima di andare a giocare con l'immaginazione e vedere quali sono le possibilità di ciascuno di noi al momento in cui usciamo da quella porta, che sarà sicuramente interessante che insieme scopriamo tante possibilità, volevo condividere questo pensiero. È ovvio che in questo film l'anima, l'essenza animica è Jim Carrey, il protagonista, gli altri sono tutte comparse. Okay? Ora abbiamo già in passato condiviso l'idea che abbiamo 2/3 della popolazione mondiale che sono comparse e quindi creano quello che proprio fa il Anzi, Truman Show. se, secondo la legge sono scomparse. Ora, la cosa interessante, sono comparse, quindi lavorano in automatico, non hanno una presenza animica, sono robotiche, quindi hanno un programma e possono operare solo all'interno di quel personaggio che stanno interpretando come comparsa. Il vigile fa quelle quattro cose e finisce lì. La donna che passa con la ragazzina fa quelle due cose e finisce lì. Ora è interessante notare, e questo l'avevo già condiviso altre volte, come noi, anima, abbiamo la possibilità di immettere la fiamma animica in queste comparse attraverso la nostra, diciamo, devozione alla vita e attraverso il non giudizio e attraverso l'amore. Ok, quindi se io adesso mi confronto in un breve dialogo con una comparsa, mettiamo che adesso attraverso la strada e chiedo un'informazione al vigile, facciamo un discorso, non per dire che i vigili sono tutti senza anima, per carità, ci sono alcuni che hanno delle anime bellissime, però ci sono alcuni che sono dei robot che stanno facendo quello che devono fare. Allora, mettiamo il caso che entriamo in una situazione in cui io condivido un breve dialogo con una persona non animica, quindi con un contenitore vuoto che sta operando attraverso un programma molto ridotto. E chiaramente, se chiedo delle informazioni che rientrano nelle sue capacità, lui mi risponde: scusi, dove sta Piazza Garibaldi? Lui mi dice: guarda, gira a destra, è a posto. Ma se gli chiedo: ma lei cosa ne pensa dell'anima? Vedrai che si ferma, non risponde, ok? Quello che succede è che quando noi interagiamo con le comparse, se lo facciamo con amore, quindi non le giudichiamo inferiori o sbagliate o dormienti, non le etichettiamo con negatività, ma le vediamo con l'apprezzamento perché anche loro stanno creando, interpretando un ruolo che è importante per tutti per avere quell'esperienza che ognuno di noi è venuto qua a fare, quando questa nostra predisposizione quindi è amorevole, è incondizionata, cosa facciamo? Attraverso la nostra luce illuminiamo questo contenitore indirettamente. Quando lo illuminiamo, questo contenitore
Sappiamo che ci sono milioni e milioni di anime che desiderano partecipare a questo gioco e molte di queste anime non vogliono nascere, essere bambini e poi adolescenti e poi andare a scuola. Vogliono entrare in azione subito perché c'è poco tempo e vogliono giocare subito col gioco. Quindi noi illuminiamo questo contenitore vuoto viene attivato al punto che viene percepito da un'anima che ancora non si è incarnato, che lo nota e dice: bello questo contenitore, sai che faccio? Entro qua perché mi piace, mi piace. E vediamo che con questa nostra interazione non senza giudizio, impregniamo la comparsa con una luce che poi acconsente a questa comparsa di essere riconosciuta da un'anima e immediatamente entra questo che si chiama walk-ins, che sono quelli che entrano dentro i contenitori e all'improvviso quello che era una comparsa diventa un altro attore secondario o principale, comunque diventa una situazione animica e viene dalla parte nostra. Se guardiamo nel film, in un certo senso possiamo dire che Jim Carrey fa esattamente questo, perché tutte queste comparse, grazie alla sua viscerale passione per cercare di capire la verità, cosa fa? Scuote le acque e comincia a brillare di una luce che invade, che pervade anche le altre comparse, le quali prendono vita, escono fuori dal loro ruolo, dal suo ruolo e cominciano a sentire anche loro delle emozioni, a sentire anche loro dei desideri, a cercare di farsi delle domande. Quindi in questo film possiamo vedere come la nostra personale devozione alla nostra luce ha effetto su tutto il circostante, anche su quelle persone che sono più aride perché sono dei contenitori vuoti, anche loro possono trarre benefici. Ok. Probabilmente sì, sono quelli del bar, sono quelli che ricevono subito. Ma infatti si dice che questi robot si animano. Esatto. Ma c'erano anche, mi hanno colpito molto anche, ve le ricordate le due persone, le due signore anziane, che non so se erano sorelle o amiche, che erano sul divano, avevano una bella età, diciamo, e erano lì felicissime, saltate sul divano, quando lui ha capito che era appunto in un film. Marco, vuoi proseguire o vado con le domande? Vuoi vedere Vai. realtà, Volevo le sì. realtà esterne, le possibilità delle realtà esterne? Non sarebbe male. Posso Le dire facciamo? una cosa? Ah, non Fermentele. Posso dire una cosa? No, lo era tra quelli che, come diceva Cristina prima, no, la ragazza ovviamente cerca di avvisarlo, no? Cosa che non fa, per esempio, sul migliore amico o addirittura suo padre, Infatti. no? Però c'è quello che nel film appare come un pazzo, ossia quello che esce fuori da uno scatolone. Sì, che Vestito da Jolly fin da Checker, no? piccolo voleva dire la verità e che l'hanno stoppato sempre Esatto, perché sul quello nascere. è il Sì. pazzo che nella tradizione inglese ha un suo, no? The Joker, oppure ha una sua In tradizione, un suo perché. Ecco, io mi riconosco molto nel cui... pazzo. Ok, ti prenderemo una scatola, Roberto. Grazie, grazie. Così esci fuori così. A proposito, ecco, adesso mi è venuto in mente questo, a proposito delle camere, videocamere da controllo, c'erano un po' dappertutto perché sullo schermo si vede esattamente dove stava la telecamera, dietro lo specchio, dietro a quello che si appuntisce la matita, che non so come si Fa dice. punte. È quello che fa punte, era dovunque, dovunque. E questo è anche un messaggio per noi che, insomma, le telecamere per il nostro controllo sono un po' dappertutto. E poi un'altra domanda che mi è arrivata anche dal pubblico, è riguardo, i telespettatori, che significato ha? Potrebbe essere che sono coloro che ci guardano dalle altre dimensioni, oppure sono questi che sono in mezzo a noi,
e come ha detto Roberto, che insomma sono vari livelli di consapevolezza. Vari Possono stadi, sì. essere anche, dai livelli superiori, queste figure, no? Questi gruppi che abbiamo visto che erano, ecco, tanti gruppi di coloro che guardano dall'alto e sì, noi siamo l'intrattenimento per loro, ecco, un po' così. Sì, è vero, è bello da pensare che loro sono su che ci guardano e dicono: e mo adesso cosa faranno questi? Da diversi pianeti ci guardano e vediamo un attimo e noi facciamo, insomma, intratteniamo la loro esistenza, ecco. Ecco, se volete aggiungere qualcosa inerente a questo e poi magari vediamo di Io non passare. so, l'intento di chi ha scritto questo film, ma ti posso assicurare che in questo momento tutte le espressioni del creato stanno guardando con meraviglia e con grande anticipazione quello che sta succedendo in questo piccolo ma estremamente potente pianeta, ok? Che non è un pianeta, tra l'altro, perché è la Terra, ma non è veramente un pianeta. Comunque, sì, in questo momento ci sono tutta l'espressione della vita sta aspettando con grande anticipazione e guardando con grande fermento, gioioso, i vari stadi, questi rapidi, sempre più rapidi stadi di risveglio dell'umanità, perché è, diciamo, consapevolezza di tutto il creato che quando l'umanità ritornerà al suo vero splendore, che ha temporaneamente abbandonato per le ragioni di cui abbiamo parlato poco tempo fa, tutto il creato ne beneficerà in maniera straordinaria, perché l'umanità in assoluto è la perla, è il gioiello della creazione quando è al 100% attivo. È, diciamo, l'esperimento fisicità e non fisicità per eccellenza, nel senso che con questo costume umano l'anima ha la capacità di vivere l'esperienza fisica, la straordinarietà dell'esperienza fisica anche in stati di coscienza altissimi, dove in altri casi non è possibile avere una densità, un fisico. E quindi questo ti fa capire la straordinarietà del nostro costume, la straordinarietà dell'ecosistema che chiamiamo Madre Terra e la straordinaria opportunità che ciascuno di noi come anima ha in questo momento. E come ripeto, tutto il creato vorrebbe far parte di questo straordinario evento. Quindi, tornando a cosa succede quando Jim attraversa la porta, cosa succederà a ciascuno di noi, perché tutti inevitabilmente prima o poi attraverseremo quella porta, chi prima, chi dopo, ma tutti quanti attraverseremo, il risultato è direttamente proporzionale alle nostre, diciamo, scelte animiche e anche alla maturità coscienziale che abbiamo acquisito. Quindi ci sarà chi entrerà in un altro sistema dove c'è ancora un architetto, dove c'è ancora un sistema duale, magari molto più morbido, molto più dolce, dove non ci sono riti satanici o cose strazianti come le vediamo in questo pianeta, però continuerà a navigare in una situazione duale. Altri, in base ancora una volta alla loro scelta animica, decideranno magari di andare un pochino più su, altri invece decideranno di non varcare quella soglia per ancora molto tempo e decideranno di rimanere in questo Truman Show. Quindi la scelta è individuale e è importante, la cosa migliore per noi è di fare una scelta cosciente, consapevole, piuttosto che una scelta dettata da un meccanismo automatico che è dentro il nostro subconscio. Per questo in questo momento è importante
cercare di collegarci il più possibile con la nostra anima e diventare il più possibile coerenti con la nostra voce dell'anima e quindi rimuovere tutte le incoerenze con ciò che è il nostro sentire animico. Perché più facciamo questo, più quando varchiamo quella soglia abbiamo le idee chiare su dove vogliamo andare. Ok? E diciamo comunque che qualunque scelta facciamo, dal rimanere qua o andare in un posto appena un po' fuori o straordinariamente fuori, tutte le scelte sono valide. Non c'è uno sbaglio, non c'è un errore, non c'è un senso di inadeguatezza, di colpevolezza, di sentirsi superiori, inferiori. Tutte le scelte sono va valide per l'anima. Quindi se io scelgo ancora di stare in frequenze basse, è semplicemente perché sento che in quelle frequenze basse c'ho qualcosa da imparare. È un po' come se tu vai all'università, no? E passi il primo esame dopo un mese, il prossimo esame ci metti 6 mesi prima di passarlo, perché hai bisogno di più tempo, vuoi masticare di più, vuoi approfondire di più gli argomenti, c'hai una forte passione per la tematica di quell'esame, quindi ti prendi più tempo per passare poi al prossimo esame, no? Ma non ci sono giusti e sbagliati, gli esami sono quelli, ognuno sceglie come, quando, perché attraversarli e usare al libero arbitrio di fare tutto quello che desidera all'interno di questo curriculum. Ok? No. Mi collego Marco a proprio quello che mi ha fatto riflettere, che ho percepito guardando il film, è proprio che dal momento che lui, diciamo, ha avuto questo barlume attraverso la ragazza, poi, ed è quello penso che facciamo anche tutti noi, ha iniziato nella sua quotidianità ad osservare tutti i particolari. Quindi è diventato proprio un osservatore e a cercare di dare non un significato mentale, ma proprio cercare di capire cosa stava succedendo per riuscire proprio a vedere se era una farsa o no, cioè per dopo. Risvegliare ancora di più, in più, agganciandomi sempre a questo discorso, l'ha fatto da solo, perché né la moglie, né la madre, né l'amico, che tra cui era il più confidente, proprio l'amico, quello dell'infanzia, quello che sono cresciuti assieme, lui alla fine non ha ascoltato nessuno, ha seguito il proprio sentire, quello che lo spingeva a andare oltre a quello che stava capitando. Ha cercato di farlo vedere anche alla moglie, però non ha avuto, non, chiaramente lei faceva parte di tutto lo show, quindi non l'ha secondato, però anche questo mi ha fatto colpire, cioè mi ha colpito, perché è un po' quello che secondo me facciamo tutti noi, no? Nel nostro cammino. Noi arriva un punto della nostra vita che percepiamo qualcosa, vogliamo approfondire, c'è qualcosa che però cosa c'è dietro, e dopo effettivamente può capitare che ti puoi allontanare da determinate persone, le tue situazioni esterne cambiano, hai proprio una visione diversa e sei solo tu che puoi fare questo e che ti muovi a secondo il tuo sentire. Certo, tu hai menzionato i barlumi, no? Questo barlume, mi piace questa parola. Il lavoro lo possiamo fare solo noi per noi stessi, nessuno lo può fare per noi, ok? L'unica cosa che noi possiamo fare è creare proprio questo barlume di cui tu parli. Noi stiamo in questo momento creando l'opportunità per creare un barlume per gli ascoltatori, no? Perché noi siamo dei produttori di barlumi costanti, no? Io non faccio altro. Ma Noi ci proviamo. non lo faccio per un senso di dovere o di seriosità, semplicemente perché è quello che sento che devo fare e mi dà gioia, quindi non c'è una pesantezza e non c'è un'aspettativa, non ho bisogno che i miei barlumi
portino dei risultati. Ok? L'opportunità è che quello che vogliamo dire praticamente è che più noi siamo noi stessi, più creiamo barlumi per gli altri. Okay? Ma fondamentalmente il lavoro non lo può fare nessuno per noi, lo dobbiamo fare noi. Il passo lo dobbiamo fare noi, dobbiamo andare dentro di noi e lavorare e nessuno lo può fare per noi. No, anche perché non mi ricordo con chi ne avevamo parlato, faccio sempre, cioè faccio questo esempio perché magari nella stessa situazione o nella stessa osservazione, magari anche solo di un albero o nel guardare il mare o la spiaggia, un qualcosa di piacevole, lo stesso mare che noi osserviamo, se lo guardiamo noi quattro, a tutti e quattro arriva qualcosa di diverso, perché è associato proprio a noi, al nostro vissuto, alla nostra esperienza, delle cose magari antiche, però lo viviamo dentro in quattro modalità diverse, anche se vediamo lo stesso mare. Proprio siamo seduti tutti e quattro davanti alla spiaggia e vediamo quello. Però arrivano a tutti noi delle informazioni completamente diverse a riguardo. E qua è proprio la soggettività, cioè proprio noi, il nostro vissuto, doppiamente il fatto che noi dobbiamo camminare da soli, perché nessuno può sapere quello che tu hai dentro. Solo tu lo hai col tuo cuore, insomma, non, uno può dire posso capire, sì, vabbè, però non è la stessa cosa. Posso aggiungere? Infatti, brava Moira, quando lui decide di affrontare questa cosa, quindi ha perso la fiducia anche nel miglior amico, se vi ricordate, prende la barca, affronta la sua più grande paura dell'acqua e sulla sua barca, no, perché ne sa qualcosa. Roberto, la barca, per uscire dalle acque affronta da solo, come avete detto, e arriva all'uscita. Io vorrei collegarmi un attimo a un altro aspetto del film. Se avete notato, le scene notturne sono accompagnate quasi sempre della luna piena, molto luminosa, quasi come un faro. E praticamente viene detto a un certo momento che la stanza della regia di tutto questo reality show è nella camera 221. E adesso sono andata, mentre voi parlavate, sono andata a vedere il significato spirituale del numero, è molto interessante, 221. 5. Cinque, non ho guardato 5, però ho scritto, ho fatto la ricerca su 221. 221 e praticamente corrisponde alla fiamma gemella, l'amore incondizionato. La dice lunga. E poi corrisponde anche alla prosperità finanziaria, decisioni sagge e in ultimo gratitudine. Quindi è un numero molto molto interessante. E poi andrò a vedere anche il 5, perché sì, hai Perché ragione, 2 più sì, 2 più 1 fa 5, sì. in numerologia c'è sempre Ed i è due il primi, numero no? di Roll, se vi ricordate, il 5 Sì. è il numero di Gustavo Roll. Sì, molto molto interessante. Andrò a vedere anche questo, sì. Sì, quella mi hai fatto ricordare proprio, sono rimasta molto colpita da questa luna che ne avevamo accennato qualche tempo fa, Marco, della luna. È proprio che dove c'è appunto questa regia, proprio vedi la luna come la vedi appunto quando ce la fanno vedere con tutti questi buchetti. E poi c'è dentro tutta la regia che anche lì mi ha veramente non sconvolto, non è perché vedi proprio sta console, metti l'acqua e no, fai il buio, fai la luce e vai con Aumenta la quella musica. aumenta la musica, vai con quella comparsa e io allora cercavo nel momento che lo vedevo di vivere la vita che sto vivendo essendo Truman, no? E dico aumentala. Mi fanno arrivare
C'è una regia che mi mette, mi manda quello della bicicletta, quello che mi sta un pochettino qui, quello che... e io sono lì che è incredibile. Quindi mi ha proprio colpito molto la luna e proprio questo, non so, questa grande regia. Marco, che ci racconti di questo? Allora, beh, innanzitutto la Luna chiaramente rappresenta una delle torri di controllo del male fino a poco tempo fa. Immagino che quando il film è stato prodotto era ancora così, adesso non è più così, la Luna è stata completamente pulita ed è sotto il controllo della luce, adesso la Luna, ok? Ma a quel tempo è sempre stata, diciamo, il collegamento con la matrice invertita e con l'ego e poi con Saturno. E quindi gli ingranaggi per eccellenza del controllo dell'esperienza umana sotto gli effetti della matrice invertita. Quello che tu dici è così, loro manovrano tutte le esperienze. Ora, per quanto riguarda la Luna, i film di Hollywood, i film in genere, sono un modo per dirci in maniera subliminale la verità, perché devono dirci la verità, così che cercano di liberarsi dal karma. Ok? Io gliel'ho detto, io che c'entro, l'hanno deciso loro, ok? Fanno così, quindi te lo dicono in maniera molto sottile, così che tu comunque non capisci, però loro ci sono apparentemente, diciamo, liberati dall'idea di infrangere il libero arbitrio. Chiaramente questa è una macchinazione che non è che passa molto nei punti alti del creatore. Il creatore dice sì, vabbè, dai, andiamo avanti, vediamo che succede, no? Fa così, però insomma, Prendiamo altri popcorn, dirà il creatore. Aspetta che vado a prendere degli altri popcorn. E quello che dicevi tu è proprio così, loro manovrano tutte le situazioni. E quelli come noi, che si stanno sempre più svegliando, sono quelli che li fanno diventare completamente matti, perché non importa quanto manovrano, non riescono, non hanno, perdono sempre più potere di controllo, di suggestione, di paura, di cosa, non riescono, e quindi lì vedi che non sanno più come controllare la cosa, un po' come quello che è successo con Jim Carrey, che si stava svegliando e non, visto, facevano qualunque cosa, lui andava avanti e non era più addomesticabile, diciamo, incantabile, era ormai partito. E questo è quello che la matrice invertita teme di più, il risveglio della coscienza umana, perché quando il risveglio della coscienza umana, quando l'essere umano, l'umanità si sveglia, i loro giochi sono finiti, possono manovrare quante manopole vogliono, il gioco è finito. Infatti, queste manopole non funzionavano all'inizio, avevano grosse difficoltà a comprimere questa umanità che era la quintessenza del divino, quindi era potentissima. Qualunque cosa facessero, non riuscivano a creare quel controllo e hanno cominciato a riuscirci quando hanno inserito l'ego. Quando hanno inserito l'ego, questa mente rettiliana nel nostro sistema operativo, lì hanno cominciato ad acquisire un po' sempre più, a entrare sempre di più e a riuscire a convincere delle tigri che sono delle pecore, ok? Lì abbiamo cominciato un pochino a crederci sempre di più, finché ci siamo scordati e siamo diventati, siamo, ci siamo allineati, siamo messi dentro il recinto e abbiamo cominciato a fare il gioco delle pecore, ma non lo siamo delle pecore, ok? Quindi queste le cose che mi vengono in mente quando ho ascoltato le tue parole, Moira. Perfetto. Grazie Marco. Adesso ecco, mi sono ricordata il nome Truman e Burbank e volevo chiedere a Roberto, ecco, magari se è l'unico uomo vero, vuol dire true, vero, man, ecco, volevo lasciare ecco, la Sì, parola no. riguardo al suo nome, molto Sono, significativo. hanno fatto le cose per benino, perché Truman è l'uomo vero, c'è poco da fare. Ma il cognome è Burbank, che è una crasi
tra la parola bureaucratic e bank, che è la riva, la sponda. Quindi è l'uomo vero sulla riva burocratica, cioè visto dalla parte della legge, diciamo. E quindi lo spettacolo è proprio quello. Lui è l'uomo vero che sta dentro su quella sponda. È chiaro, per andare dall'altra sponda ha bisogno sicuramente della barca. Con questa barca lui vince tutte le sue paure, perché i sistemi per uscire da questa, diciamo, da questo Truman, da questo show, sono l'amore e l'abbandono delle paure. Questo fondamentalmente, queste sono le armi che hai per poter uscire. Il resto viene poi di conseguenza, come dice Marco, quello che troveremo di là dipenderà da quello che abbiamo fatto da questa parte, come siamo in livello di coscienza, se tutto quello che abbiamo fatto ci è servito come evoluzione oppure no. Quindi potremmo ripetere le esperienze, oppure abbiamo fatto tutto questo e saremo dietro quella porta, c'è cioè il ritorno a casa, ossia all'inizio, al principio di tutto, no? E Sì, quindi è la nostra la Genesi. essenza, è lì. La nostra essenza è lì, il ritorno, l'universo, si chiama universo, va in un verso solo, così dicono, no? La parola. Tante volte noi pronunciamo delle parole, cioè noi Senza. parliamo, ma non capiamo quello che diciamo. Sì, molto chiaro. Guardiamo, ma non vediamo. Non so se. Sì. Leggiamo, ma non sappiamo quello che c'è scritto. Ecco, io devo dire che in questi ultimi anni sto imparando a leggere, sto imparando a guardare, sto imparando proprio a osservare, nel senso che avere uno spirito critico su ogni singola parola e su quello che rappresenta, anche nelle cose più banali, no? Quando scrive qualcuno, scrive egregio, signore, Gentile. gentile, no? Vabbè, gentile è il non appartenente a una razza giudaica, va bene, e siamo d'accordo. Ma Posso? anche l'egregio, per esempio, non so se avete mai guardato cosa vuol dire No. egregio, vuol dire ex egregis, fuori dal gregge. Quindi è un titolo Siamo egregi. rispettoso, è un titolo rispettoso per dire sei uno che sta fuori dal gregge, cioè ti porta rispetto, però sai, se stai nel gregge o ne esci dal gregge, sempre una pecora sei. Quindi anche quello a me non piace, onestamente, anche il gregge ne farei meno, ma sono tutte delle cosiddette finzioni che noi ci portiamo appresso e non sappiamo perché, come appunto il gentile, il contribuente o tutte queste cose. Posso chiedere un'altra cosa? Che cosa pensate voi del fatto, non sono riuscita a dare, magari non a tutto si deve dare una percezione, ma cosa avete percepito? Il fatto che lui si sia legato alla barca? Perché secondo voi, non per paura, ma il fatto che avrebbe potuto scappare dalle sue paure e quindi per volerle affrontare, come dicevi tu, Roberto, affronto anche la morte, ma voglio arrivare in fondo, quindi mi lego perché delle volte posso non avere il coraggio di proprio scavare così a fondo, secondo proprio le mie paure, e quindi così sono sicura che o le affronto e quindi ne vengo fuori. Oppure proprio a fondo con le mie paure. Posso Grazie. dire, secondo me è un indice di saggezza e di centratura perché ha capito che attraverso quel collegamento lui poteva arrivare anche da morto, per dire, rimaneva lì attaccato alla legna. La legna è una cosa viva e quindi era l'ultimo. Ecco, lascio a te la parola, Roberto. Secondo Sì, lui me è non indice di abbandona. saggezza e di centratura. Non abbandona la nave, lui non abbandona la nave. Quindi che sia voluto anche solo come, chiamiamola, ancora di salvezza, si è legato a qualche cosa in quel momento, oppure anche che probabilmente potrebbe anche non essere voluto, nel senso che lui si attacca, no? Però poi la Sì. barca che si autoraddrizza alla fine della tempesta, quando
cessano di fare questo, l'effetto tempesta, è la barca che lo salva fondamentalmente, nel senso che lui è rimasto attaccato anche involontariamente, perché lui poi in quel momento non ha più le corde in mano, è rimasto aggrovigliato, diciamo, questa barca. Però la paura aumenta, cioè proprio ha gridato: cosa volete fare di più? Volete uccidermi? Cioè, Fatelo. non c'è problema, E fatelo. Quindi l'abbandono della paura ha fatto sì che gli altri, quando abbandoni questo tipo di paura, il tuo nemico, tra virgolette, non ha più armi. Non ha più armi, perché anche il tuo ego, come dice Marco, anche il tuo ego dentro di te non ha più l'arma per tenerti lì. E quindi se ne va prima lui. difatti, quello che appunto stavo dicendo, Roberto, che alla fine l'hai anticipato tu, dal momento che lui proprio ha detto: ok, fate quello che volete, io fra virgolette mi arrendo, nel senso che mi lascio andare dalla tempesta, mi faccio sbattere a destra manca, però io comunque rimango qua, loro si sono stoppati. Cioè, dal momento, cioè, si sono rese conto che non potevano andare avanti col teatrino. E mi sembra, Marco, appunto, Marco e noi, che come dicevi tu, Marco, prima si è arrivato adesso questo momento. Sembra che proprio quel momento lì è proprio quello che sta succedendo adesso, che sono arrivate a un punto che si rendono conto che non possono fare nient'altro, insomma, ci provano a fare gli ultimi respiri, fra virgolette, però penso che la regia inizi a spegnere le A luci, insomma. proposito, Moira, se ti ricordi, nel tempo del Covid, all'inizio, quando ti dicevano che dalla cabina di regia venivano emanate tutte le disposizioni contro la malattia, no? Quindi arrivavano i DPCM, da chi arrivavano? Dalla cabina di regia. Ora, la cabina di regia è per un film, una finzione. No? La cabina è legata alla nave, la regia è quello che organizza tutta questa messa in scena. Era una messa in scena, era una messa in scena. E Sì. l'hanno detto, come dice Marco, vogliono salvarsi dal karma, ma non è così facile, non è così semplice. Ma ce lo dicono sempre. Ma, per esempio, il fatto che sia già accaduto tanti migliaia di anni fa che il cielo cadesse a pezzi, te lo dicono già. Cioè, c'è stato un momento in cui le frequenze magnetiche, no? Frequenze, le onde radio, frequenze magnetiche della Terra hanno fatto sì che dalla cupola terrestre, come del resto anche nel film di Truman Show, c'è questa cupola, no? Te la fanno vedere. Cioè, da questa L'immagine cupola adesso. il cielo si sia letteralmente ghiacciato e si è caduto a pezzi sulla gente. E infatti c'è un personaggio di Asterix che è come si chiama, il capotribù, no? Dove stanno tutti i galli, che ha paura, che l'unica paura che ha è che il cielo gli cada in testa. Quindi lui cammina sempre con uno scudo, qualcuno gli tiene uno scudo perché ha paura che il cielo gli cada in testa. Ma quello potrebbe essere anche quello un avvertimento. Ma adesso non stiamo lì a parlare dei Simpson o dei Griffin, no? Che hanno azzeccato tantissime cose, o il gioco di società, quello che si chiamava Illuminati, che è uscito nel 1982 e c'era la previsione delle Torri Gemelle, del Pentagono, delle Sì, c'era tutto. malattie. Roberto, torniamo al film. Sì. Torniamo al film. Così. Sì, va bene. No, ma fa parte degli Sì, avvertimenti. perché quante, come dici tu, quanti collegamenti ci sono Sì, proprio ma su solo che, sai, qualsiasi, da bisogna saperli qualsiasi vedere. I parte. collegamenti non basta guardarli, bisogna vederli. Certo, quello che dicevi prima. Perché se tu li vedi passare così, no? Qualcuno, non mi ricordo più chi era, forse Churchill, diceva che ognuno di noi nella vita inciampa nella verità. Poi per qualcuno si rialza come se niente fosse, altri invece ci guardano, no? Quindi
tanti in questi ultimi anni hanno inciampato nella verità e c'è a chi non è andata assolutamente di abbandonarla o di non considerarla come una verità, e hanno approfondito, sono arrivati anche a qualche livello di conoscenza, come Truman, che è andato avanti a fare quello che non si aspetta, e queste forze oscure non si aspettano, ossia cambiare le tue abitudini. Per esempio, Truman cosa fa? Fa più volte il giro di una piazza e vede che cambiano, non ci sono più, perché la programmazione delle comparse era fatta in un certo modo. C'ha la via bloccata perché c'è il posto di blocco e lui gira, torna e il posto di blocco non c'è più. Quindi anche noi siamo in grado di cambiare le nostre realtà. Con l'osservazione che si diceva prima, no? Il Esatto. fatto che inizi a un certo punto ad osservare da altri punti di vista, non nella stessa modalità, ma provi a mettere Certo. da altre, mi viene da dire, angolazioni. Sì, Ah, sì. questo ti danno l'effetto, no? Di quello che è. Quella cittadina si chiamava, mi sembra, Burbank, anche quella. Anche quella È era. tutto fasullo, sì, infatti. Sì, è tutto chiaramente. È la vita burocratica, cioè cos'è la burocrazia? È quello che non esiste, il potere della carta, fondamentalmente. Fino al 1759 la burocrazia non c'era, la parola burocrazia quantomeno non c'era. Poi un francese ha pensato bene di unire bureau, che è ufficio, e kratos, greco, che è il potere, e quindi ha detto il potere dell'ufficio, no? Della scrivania, della carta, ecco, che è molto più potente di qualsiasi re o governante. Perché di fronte a tutte le norme, i regolamenti e tutto quello che è scritto, se tutti dobbiamo applicare quello che è scritto, non ne usciamo più. Ecco. E infatti quella parte burocratica lì ti fa vedere che è un mondo totalmente chiuso da cui non ne puoi uscire tranquillamente, perché i lacci e lacciuoli sono talmente tanti che non ti permettono di farlo. Però se hai la tua forza di andare contro a questa burocrazia, di andare contro al pensare comune, e probabilmente, come faceva il pazzo, no? Che è uscito dalla scatola, io puntualmente faccio anch'io il pazzo, quando mi trovo con voi, faccio Difatti, questa parte. fra il pazzo e la donna, anche qua mi viene da riflettere, fra il pazzo e la donna, poi ce ne sono stati tanti degli altri. Però lui era pronto, secondo me, rispetto a quando era piccolo, lui era pronto e quindi è arrivata la donna, quindi il femminile, la parte interiore, proprio sono combaciate proprio tutte e due le cose, Sì. perché secondo me noi nella nostra vita abbiamo sempre questa possibilità, no? Diciamo di risveglio, fra virgolette, però a ogni età pian piano scopri, poi arrivano tutte le cose, tutti i messaggi o tutte le opportunità, man mano che tu prendi coscienza, risvegli sempre un po' di più e togli sempre più veli, vedi sempre più cose, quindi magari la vita anche quando eri piccola te l'ha Però sai messo, quando che, eri giovane ti ha certo. messo questa opportunità, ma chiaramente tu non eri in quel momento, diciamo, in grado di vederle e quindi di trasformare. Tutto è iniziato quando tu sei pronto, perché secondo me ci sono sempre lì, come dice Marco, sono sempre lì. Siamo noi che cambiamo e le vediamo in modo diverso, Perché perché loro ci sono dobbiamo. sempre. Siamo Dobbiamo, noi che sì. appunto o facciamo le comparse o iniziamo a vedere quello che effettivamente c'è La e parte cambia a difficile, seconda di quando tu sei certo. pronto. La parte difficile è uscire dalla programmazione. Certo. È questo, quindi noi in quel momento lì, quando esci dalla programmazione, sei pronto. Le macchine, l'intelligenza artificiale, i computer hanno la memoria, ma noi abbiamo i ricordi, che è diverso.
È molto diverso, perché una macchina può ricordarsi con la sua memoria miliardi di cose, ma non può ricordare le sensazioni. E Sicuramente. quindi quando dicevi prima, noi guardiamo un lago, un mare, un albero, qualunque manifestazione della natura, e ognuno di noi ha delle sensazioni diverse perché sono dei ricordi che abbiamo. Tutti sappiamo, abbiamo la memoria di cos'è un albero. Ma il ricordo di cosa vuol dire un determinato albero, per esempio, ognuno di noi ha il suo. O la connessione che tu crei con Ho la connessione che crei. quell'elemento o con quella persona, è proprio anche la vibrazione, la connessione, proprio che ognuno di noi appunto percepisce. Marco, raccontaci. Storia vuoi che ti racconti? Riguardo a quello che abbiamo detto fino adesso, quindi appunto a parte quello appunto che ci sarà dopo la famosa parola exit, quindi Sì, un l'uscita. po' immagina il bruco, che è sempre una metafora bellissima, che esce fuori dal bozzolo e diventa farfalla. No? Ci saranno delle farfalle che saranno un pochino timide o intimorite dal fuori dal buzzo e rimarranno vicino al bozzolo, magari costruiranno una nuova casetta lì accanto nelle prossimità. Chi invece scoprirà l'aria andrà, abbraccerà il mistero, si butterà nei confini, negli infiniti orizzonti delle possibilità, le infinite possibilità. Chi invece vedrà un fiorellino a poca distanza e si fermerà lì, ognuno sceglierà quello che chi cercherà di rientrare nel bozzolo, ma ormai non può più entrare perché con le ali non si può entrare nel bozzolo. Quindi ci sono tanti scenari e, come ripeto, più noi in questo momento, soprattutto in questo momento, ci colleghiamo, riattiviamo la nostra conversazione con l'anima, ricordiamoci che noi siamo l'anima, non siamo questo chiacchierio mentale che chiamiamo ego. Più noi ci colleghiamo con l'anima, più chiaramente il mistero è nostro amico, non ci fa paura. Più noi abbracciamo il mistero, più le possibilità di fronte a noi sono infinite. Ok. È una scelta individuale, come ripeto, non ci sono giusti e sbagliati, ognuno farà il passettino che, o il passettone, dipende, che è pronto a fare. Non c'è un giudizio fuori dal dualismo, c'è un amore incondizionato che abbraccia tutto e tutti. Quindi ognuno potrà fare il gioco che vorrà fare. Ma informazione proprio mia, ignoranza un po', tu Cristina forse lo sai un po' di più. Quando è che è stato fatto questo film che io non ho guardato? Lo sapete? In che anno è 98. stato fatto? Prima del Matrix, un anno prima del Matrix, manco 1988 88. è uscito, sì. Ma il 88. secondo, come diceva Marco, non c'è, lo facciamo noi? Certo. Il secondo lo facciamo noi, va bene, perfetto, va bene, C'è ci bisogno di si sta. farlo. Sta succedendo in questo momento il secondo film, la seconda parte del film. Sta succedendo in questo momento in real time. Di così In si vede. Tempo. tempo reale, sì. E questo non credo che Hollywood ti fa vedere cosa c'è dietro, non penso proprio. No, perché spetta a noi praticamente. Io mi Sì. ricordo una cosa, ecco, il braccio di ferro del sistema. Quando lui si svegliava, no, ai primi segni di risveglio, già la moglie cercava di la moglie, la mamma, cercava di fargli vedere l'album delle foto. Poi dopo, quando lui veramente se ne uscì proprio, dice, mi avete rotto veramente tutte le scatole. Allora la moglie ha fatto vedere, dice, caro, ma guarda questa bevanda meravigliosa. È iniziato proprio lo stile pubblicitario, che praticamente cerca di, come si dice, Condizionare. ubriacare tutta la massa, no? Di dormienti, lo stanno ubriacando e lui, nonostante la pubblicità, nonostante tutto,
Si è svegliato, punto e basta, perché ha deciso questa cosa con fermezza ed è uscito. Ecco, questa, ho notato il braccio di ferro di come cercavano di te con tutte le tentazioni, pubblicità. Quindi è molto. Questo film, ecco, è stato fatto nel 1988, però l'hanno pensato molto bene. Il messaggio arriva adesso. No, volevo, io ti dico, no, non seguo i film, insomma, mi sto appassionando assieme a te, Cristina, in questo periodo, ma sono Nemmeno io, uscita. vi posso dire, apro e chiudo parentesi, solo quando Bruce Lipton ha detto guardatevi i film che gran parte della verità la troverete nei film e soprattutto guardatevi il primo Matrix perché lì quello è un documentario, non è un film di fantascienza. Credetemi, ho fatto lì, ho fatto come un. Io non guardavo i film perché per me era tempo perso, dico non ho tempo da perdere con queste cose. Invece ho visto che, come avete detto voi, siccome loro ce lo anticipano attraverso Hollywood, proprio per diminuire karma, no? Diminuire, però, ecco, come diceva Roberto, non credo che se la spassano facilmente con Carmo, perché è vero che l'hanno detto, però poche l'hanno capito attraverso i film. Più di 50% dei messaggi sono veri nei film. Ecco, lascio la parola a voi, chi vuole prendere la parola. No, volevo chiedere se voi lo sapete, è una domanda proprio come dicevo prima perché io non sono a conoscenza, ma recentemente, fra virgolette, sono stati fatti dei film simili a questi? Matrix. Marco, Roberto, Cristina, perché io Ma non lo no, so. tutti i film di fantascienza rivelano Non ho sentito, Marco, scusami. tutti i film di fantascienza, anche quelli un pochino più scadenti, però rivelano, diciamo, delle situazioni, rivelano delle, c'è una messaggistica subliminale che rivela degli aspetti nascosti della nostra realtà. Assolutamente, come ripeto, Hollywood, che sicuramente non è un'entità benevola, però usa i film proprio per dirci, prima cosa per programmarci, quindi per programmare determinate situazioni che loro vogliono presentare. Se tu guardi, c'è un film che si chiama Contagion, che è uscito fuori non so quanti anni fa, è praticamente esattamente quello che è successo con il Covid. Identico, ed è uscito non so se 10 anni fa, qualche anno fa. Quindi Mi sembra 2005, mi sembra. loro cosa fanno? Fanno quello che si chiama programmazione subliminale, se non mi ricordo qual è esattamente ma inseriscono i semi di quello che poi dopo vogliono presentarti, così che tu non li vedi come una cosa. Tutti questi film sui robot, è chiaro che loro hanno intenzione di inserire a un certo punto nella nostra vita i robot, e quindi quando arriveranno non saranno un concetto completamente sconosciuto, perché abbiamo visto così tanti film sui robot che diciamo: ah, guarda, un robot! Eh sì, ho visto tutti questi film, è chiaro, eh sì, capito? Mentre invece, se non avessero parlato e lo vedi per la prima volta, può essere un pochino più difficile accettarlo. Quindi ci sono tante, diciamo, agende dietro i film, alcune sono. Diciamo di programmazione, alcune per abituarci a determinate situazioni che loro vogliono, eventi che vogliono sponsorizzare magari 10 anni dopo, 20 anni dopo. Quindi nei film ci trova sempre qualcosa di interessante da quel punto di vista. Okay. Ok, va Sì, bene. adesso sta andando molto di più, per esempio, le serie. Cioè, i film praticamente per il cinema esce poco e nulla. La maggior parte delle produzioni vengono fatte da chi ha soldi abbastanza per produrre, cioè Netflix fondamentalmente. Quindi Netflix la programmazione che fa è o sul suo canale a pagamento oppure fa delle serie. Quindi House of Dragon, piuttosto che Il Signore degli Anelli, piuttosto che dentro lì possiamo trovare mille spunti in queste cose qui, anche perché ricordiamo chi è il proprietario di Netflix.
Non so Chi chi è? sarà. Il proprietario di Netflix è il nipote di Édouard Bernet. Che sarebbe? Édouard Bernet era il consigliere, diciamo, spirituale, anche politico di Goebbels, che era il ministro della propaganda di Hitler. Édouard Bernet è quello che ha fatto cambiare il modo di fare colazione agli americani. Perché l'industria della pancetta gli ha commissionato di aumentare le vendite. E mentre gli americani prima mangiavano al mattino l'apple pie con un po' di latte, poi hanno iniziato attraverso le campagne pubblicitarie, perché ancora oggi gli americani, in tutti i film americani, al mattino fanno le uova Uva con le pancette. strapazzate. Fanno le uova strapazzate, no? Bacon con le uova strapazzate. Quindi, ma è stato Édouard Bernet che ha introdotto questo attraverso la pubblicità, attraverso i film si faceva così. Ha fatto per esempio fumare le donne nella campagna pubblicitaria perché praticamente ha raddoppiato il parco clienti dell'industria del tabacco. Édouard Bernet era a sua volta il nipote di Freud. Quindi, tutti della stessa famiglia, guarda caso. La televisione è brevettata come strumento di controllo mentale, per esempio. Adesso Netflix, ci sono dei film prodotti da Netflix che non appaiono nelle sale cinematografiche, vengono solo trasmessi sui canali, sui canali televisivi a pagamento. Quindi vedi che solo su quelli, non vanno nelle sale. Quindi tutta questa programmazione chiaramente è voluta e i personaggi che ruotano intorno a queste cose sono sempre gli stessi. Cioè dal padre, quello che è ritenuto il padre della psicanalisi, per cui i danni che può aver fatto Freud non si contano, e al nipote Édouard Bernet, che ha sicuramente manipolato anche Goebbels, senz'altro perché era un personaggio manipolabile, uno che ha il culto divino di Hitler. Sicuramente può essere manipolato anche da un altro. E ricordiamo che Edouard Bernet era ebreo come Freud, del resto, e anche il nipote che è proprietario di Netflix, è della stessa famiglia. Quindi sono loro che organizzano queste cose qua. La CIA, l'NSA, l'FBI contribuiscono da una parte per far vedere la macchina da guerra degli Stati Uniti e attraverso tutti i vari Top Gun, piuttosto 1, 2, 3, 5, cioè, piuttosto che tutti gli altri film di guerra, no? Dove fanno sempre vedere che loro sono i liberatori, sono quelli bravi, sono quelli intelligenti, sono quelli che vanno a salvare il mondo. Questa è la programmazione. Ma chi è che mette a disposizione le portaerei, gli aerei da caccia, i cacciabombardieri, se non in accordo, no? Con l'esercito, per esempio, americano. E non è che sia facile prendersi una portaerei e fargli girare sopra un film. È perché quelli della portaerei sono d'accordo. Tutti i copioni passano dalla CIA e dalla FBI, dal Pentagono, fondamentalmente, che è un grazioso posticino dove si progetta di uccidere la gente, perché Infatti, è questo è quello che fa il Pentagono. vero, Ed è solo sì. questo, organizzano guerre, falsi attentati, falsi modi per auto-attentarsi, è quello che fanno normalmente. È questo. Va bene. Roberto, tornando al film, Sì. praticamente volevo ecco. Avvicinarci alla conclusione e come dicevo anche l'altra volta, anche con Moira, tutti quanti abbiamo fatto delle interviste, ci risulta che questa sarebbe l'ultima incarnazione, Incarnazione. non è che si ritorna, quindi finisce qui perché anche la Terra ha preso una strada ben precisa e quindi non c'è più questo, è finito, il gioco è finito. Praticamente, ecco, magari andiamo in conclusione, se siete tutti d'accordo, con una conclusione verso questo scenario che abbiamo, non ci si torna più in questa situazione, quindi uno scenario veramente glorioso e bellissimo per tutti. Ecco, chi vuole iniziare? Roberto, Marco, Moira. No, parto io, che così poi magari Marco poi chiude nel senso che mette la ciliegina sul La tosta. sacco.
Allora, vabbè, io non so perché e non ho informazioni studiose, quindi non, io vi dico quello che ho sempre sentito fino da giovane ed è proprio questo, che questa è l'ultima opportunità, fra virgolette, non è giusta la parola opportunità perché come dice Marco ne abbiamo tante, però diciamo su questa terra questa è l'ultima incarnazione. Abbiamo avuto, adesso io non lo so, dicevano 20 108 vite. vite, il cerchio della ruota del samsara. Ansara. Sì, però è l'ultima. Difatti vi dirò che varie fasi della mia vita, che volevo anche andare da altre parti, mi sono detta, ma no Moira, dove vai? Sta qua, perché tanto cioè, no, no, ti torna, ma non ti torna, chissà dove vai a finire, quindi superatela, stai qui e vai avanti per la tua strada. Diciamo che è stato anche un punto di forza proprio per affrontare tutte le cose che appunto il regista mi ha messo sul cammino. E quindi sì, ho sempre sentito che era l'ultima e non c'era più, fra virgolette, possibilità in questa realtà qua. In questa della terra, ma dirti da dove arriva questo mio sentire, no, non c'è uno studio, non è che non lo so, è una cosa che io ho sempre sentito fino da piccola, da giovane, insomma, ecco. Roberto, andiamo avanti. Ah, sicuramente può essere. Stiamo vivendo un periodo, a mio avviso, fantastico, fantastico nel senso splendido e irripetibile. Se sarà così, e questa è un'opportunità che ci viene data, che non, in ogni caso non dobbiamo lasciarci scappare. E quindi, niente, non aver paura, tanto amore. Io Viviamola. continuerò a fare il pazzo, a saltare fuori dalle scatole per avvisare la gente che stanno in un Truman Show, in attesa che poi diciamo che anch'io mi troverò, cioè un pochettino l'ho già varcata, no? Quella soglia lì, ecco, un pochettino. E poi ci sarà la consacrazione definitiva dove ci troveremo tutti di là, però abbiamo visto che tanti li abbiamo persi, no? Come avete detto prima nel film, non c'è stato, non era papà, non era la mamma, non era la moglie, no? Non erano il miglior amico, non erano questi legami e tanti negli ultimi anni hanno addirittura abbandonato, si sono divise le famiglie, si sono divise le amicizie, si sono divise rapporti stretti di parentela proprio di fronte a questo sentire dentro di noi se era giusto una cosa piuttosto che un'altra, perché quello che ci hanno inculcato, inoculato in questi ultimi 4 anni è stato sicuramente qualcosa che qualcuno ha accettato e qualcuno no. Ma non dal punto di vista medico o di altro, proprio non la, o di aver paura o meno, proprio non l'ha accettato come principio, perché dentro di sé qualcosa risuonava da tutt'altra parte. E quindi questo è stato proprio il salto, proprio anche di frequenza, se vogliamo chiamarlo così, il salto di frequenza che c'è stato tra i vari individui. Quindi sì, ci sarà qualcuno che andrà avanti e noi, chi ritiene che questo salto di frequenza ci sia stato e ha avuto questo tipo di evoluzione, ha visto questo cambio di frequenza, sicuramente si troverà in qualche cosa di un pochino più evoluto, un po' più elevato. Grazie a tutti, lascerò andare. Grazie. Grazie Grazie Roberto. Roberto, grazie Moira. Marco, prego. Scusa Grazie. Marco, Cristina, di la tua. Ecco, mi aspettavo questa domanda. Eri preoccupata? No, non preoccupata. Io ho detto ascolto tutto e poi dopo, tanto lo sapete, la mia opinione. So esattamente che questo è un momento straordinario, che siamo, per me siamo stati fortunati a nascere
a scegliere, a fare il contratto, no? Perché come dice Marco, abbiamo firmato tutto con tutte le esperienze, prima ancora di buttarci giù, no? Sulla terra abbiamo scelto il punto geografico in cui nasciamo, abbiamo, ecco, ora che sto guardando indietro, io ringrazio i miei genitori, ringrazio, mi commuovo, un po' mi vengono le lacrime, però ho superato quei momenti in cui ecco, era, come dice Marco, il triangolo, la triade, no? Carnefice, salvatore e vittima. Sì, sono passato pure io tra, insomma, molto forte, che in pieno l'ho preso, molto forte. E sì, e se sono quello che sono oggi, insomma, l'anima che sono oggi è proprio perché ho attraversato in pieno quel, insomma, come si dice, ho buttato il sangue, no? Per arrivare dove sono. E ringrazio i miei genitori, ringrazio tutte le vicende della mia adolescenza, della mia infanzia e anche il dittatore, no? Perché mi ricordo molto bene quando la campionessa Nadia Comaneci diceva: vi ricordate, dice, che non avevamo niente e siamo riusciti a fare i miracoli non avendo niente, niente, non c'era niente neanche da comprare. I vestiti, insomma, ho imparato a farmi i vestiti dal niente, c'era soltanto i pezzi di materiale e noi ci disegnavamo come si fa la camicia, come si fa la gonna, i pantaloni, tutto, con gli aghi si faceva la maglietta e quindi con niente abbiamo fatto. E se sono oggi quello che sono, ecco, ringrazio tutti gli eventi che io ho superato e mi hanno fatto diventare ancora più determinata, ancora più centrata. Ecco, per uscire come ha fatto Truman, no? Nonostante le tempeste, nonostante il fallimento della fabbrica in Romania, nonostante tutto, ecco, ora ritorno, guardo un attimo indietro e quello che mi sembrava una porta chiusa, oggi mi rendo conto che è stato, mi si asciuga pure per le emozioni, mi si asciuga la bocca perché solo, ecco, so come sono arrivata anche in Italia, no? Quello che dicevo, quello che mi è sembrato una porta chiusa è un portone che anche mio figlio, che prima, quando era piccolino, mi diceva: mamma, perché mi hai abbandonato in Romania? Ora mi dice: grazie, grazie mamma, e perché mi hai portato in una cultura, insomma. A lui piace e apprezza moltissimo ciò che ha visto in Italia, ciò che ha studiato in Italia, quello che nel mio paese era poco probabile che non poteva studiare così. Quindi è un ringraziamento e un apprezzamento immenso. E, ecco, tornando al come ho iniziato, siamo nati in questo. Siamo fortunati di essere nati in questo periodo proprio perché è l'unico e irripetibile, è stato aspettato. E come diceva Angie Baudin, se ti ricordi, Moira, questo periodo, ecco, è molto guardato da molte galassie, perché magari molti non hanno questa opportunità che abbiamo noi. E questo salto di dimensione, e quindi posso esprimere la mia gratitudine e apprezzamento che sono qui, sono con voi, non a caso, ecco, ognuno di noi, no? Roberto, Marco, Moira, ecco, ognuno di noi, ecco, per aggiungere valore, il nostro pezzettino, come dice molte volte Marco, la metafora della tazza, Marco, ti ricordi? Ognuno siamo un pezzettino per la tazza come metafora di sorgente e ognuno di noi per attaccare questi pezzi, per riformare e ritornare alla sorgente, alla fonte del tutto, della Genesi, ecco. E adesso lascio la parola a Marco. Grazie. Grazie Cristina, Non volevo grazie di dire cuore, niente, volevo grazie aggiungere. di cuore. Ah, io sono il manico della tazza, che sono bella tondina, allora sono il manico, così. D'accordo. Dai Marco. Prova a usare una tazza senza manico, vedi che è difficile. Allora, niente, siamo alle, come mai prima, siamo
a quelle che sono le battute finali del Truman Show, siamo tutti in questo momento aggrappati a questa barca che sta nel pieno della tempesta. Le prossime settimane, i prossimi mesi saranno alquanto tempestosi, ma possiamo dire con grande fermezza e confidenza che il gioco è finito. La luce è già sotto il controllo di tutti i meccanismi di questa matrice. Il male ormai ha perso, non ha più nessun tipo di forza. Quello che vediamo è letteralmente un Truman Show, vediamo un film. Tutti gli attori, tutti questi ministri, queste personalità, cattivi, buoni, sono tutti, diciamo, sotto il controllo della luce. E ogni mattina si alzano, ricevono un copione e dice adesso oggi fai questo, fai questo e fai questo. E tutto quello che fanno lo fanno semplicemente per facilitare il più possibile il risveglio diciamo, di quelli che ancora sono assopiti e completamente persi nel gioco. Quindi non veramente, come abbiamo detto, non c'è nessuna ragione per avere nessun tipo di paura. E, diciamo che siamo alle battute finali, no? Siamo alla fine. Quello che dobbiamo fare in questo momento, l'unica cosa che è rilevante, tutto ciò che fa parte della ruota in cui il criceto gira, è completamente a questo punto irrilevante, non ha più nessuna rilevanza, a meno che noi con la nostra ansietà egoica decidiamo che è rilevante, allora continuiamo a girare, ma è un gioco finito. L'unica cosa rilevante in questo momento, come ho detto in questi ultimi miei, diciamo, le mie ultime condivisioni, è il gestire le nostre emozioni, quindi acquisire una coerenza vibrazionale con la nostra vera essenza. Quindi in questo momento l'unica cosa che dobbiamo fare è monitorare attimo fuggente, momento dopo momento, la nostra vibrazione e ogni volta che emergono delle incoerenze vibrazionali, invece di vederle con un senso di inadeguatezza, di colpevolizzazione, di sentirsi sbagliati, di un problema, le vediamo come un miracolo di opportunità. Perché? Venendo alla luce le nostre oscurità, noi adesso abbiamo una scelta. Quindi, grazie, qualunque cosa che ha, diciamo, messo il dito sulla piaga e mi ha tirato fuori, qualunque emozione sia, mi sono sentito arrabbiato, ferito, indispettito, intristito, è un'opportunità per andare a vedere qual è la storia dietro quel senso di tristezza, di paura, eccetera, eccetera, e questa storia non è coerente con la nostra vera vibrazione e quindi la lasciamo andare. Ogni volta che noi lasciamo andare una incoerenza, diventiamo di più quello che già siamo, diventiamo di più anima, e ogni volta che diventiamo di più e lasciamo andare un'incoerenza, all'improvviso il campo di possibilità nel nostro navigare si amplifica. Quello che prima non era limitante, adesso wow, adesso respiro, ci sono possibilità che prima non conoscevo grazie a questa operazione di disintossicamento di incoerenze vibrazionali. Quindi focalizziamoci solo dentro di noi. Fuori è semplicemente uno specchio, l'abbiamo detto migliaia di volte, è uno specchio che adesso sta crollando e si sta aprendo per l'umanità uno spiraglio di luce, di infinite possibilità e dobbiamo prendere la palla al volo, si dice mi pare, no? Approfittare di questa spirale di luce per diciamo, collegarci vibrazionalmente con la realtà che veramente desideriamo vivere. Quindi, e non è tanto un desiderio, è più un sogno, cioè la differenza tra desiderare e sognare. Desiderare di solito viene da un senso di mancanza, no? Sognare è il nostro naturale stato d'essere. Quando usiamo l'immaginazione per sognare qualcosa, facciamo
finché non siamo diventati quella vibrazione di quel qualcosa e quel qualcosa può entrare nella nostra realtà. Questo è quello che facciamo da bambini. Da bambini noi, quando siamo piccolissimi, non desideriamo tanto, più che altro sogniamo. Okay, quindi dobbiamo tornare a essere quei meravigliosi sognatori che veramente siamo e semplicemente divertirci. Adesso ci sarà un periodo molto intenso, chiaramente sarà molto intenso per coloro che sono così persi nel gioco che non hanno creato una forte fondamenta con la loro anima e quindi adesso vedendo crollare il bozzolo e credendo che il bozzolo è l'unica cosa che esiste, senza bozzolo si muore, chiaramente c'è un momento di delirio e di panico, ma sarà un delirio, un panico molto materno, nel senso che le forze dietro sono forze benevoli e sono forze materne, nel senso che ci assicureranno che saremo, diciamo, accompagnati, che saremo coccolati in questo momento di grande difficoltà, ok? E poi chiaramente ci saranno persone che a priori andranno nel completo panico, altre invece che sarà solamente un breve momento e poi dopo cominceranno a capire tante cose. Quindi questo è un pochino quello che sta succedendo, quindi il Truman Show che viviamo adesso sta negli ultimi momenti in cui la barca con noi aggrappati in questo tsunami, si sta avvicinando sempre di più alla fine del palcoscenico, no? Della sceneggiatura, sta bucando la sceneggiatura, La scenografia. la scenografia, scusa. E la differenza è semplice, ci saranno quelli che stanno nell'acqua e vengono sbattuti a destra e a sinistra da queste onde enormi e nel panico cercheranno di sopravvivere, perché non conoscono altro, ci saranno quelli invece che diranno: porco cane, guarda che belle onde, montiamo sul surf e divertiamoci. E cominciano a surfare come matti, ok? E si divertono come un mondo finché non arrivano alla fine dell'onda. Okay. La scelta è nostra, è individuale, ognuno farà quello che potrà fare, ma è tutto amore alla fine, tutti arriviamo tutti alla stessa destinazione perché questo è un sogno, è un gioco e alla fine del sogno ci ritroviamo tutti come i pezzettini della tazza che ritornano e diventano la tazza. Grazie, grazie. Grazie Marco. Moira, grazie Roberto, grazie Marco, grazie. Grazie Cristina. Non volevo dire niente. Ok, grazie. Ok, con questo magari ti aspettiamo alle prossime dirette. Grazie. Grazie a tutti, buon proseguimento.